Musica, arte, artigianato, street food, intrattenimento e sport. Tante le espressioni artistiche, culturali e sportive che animeranno una notte speciale in una cornice di grande effetto, il Parco del Diocleziano. Si chiama WhatsApp Rave Party e si terrà il prossimo 18 giugno a partire dalle ore 18. Un vero e proprio evento organizzato da un consorzio di associazioni e della Proloco di Lanciano, ha spiegato Gennaro Spinelli, promotore e coordinatore dell'ambizioso progetto che punta, come ha precisato nel corso della conferenza stampa tenutasi al Bar Metropolis, al recupero e alla valorizzazione di luoghi della città e del territorio che sono stati un po' dimenticati. Un progetto importante che comprende pure un periodico realizzato da giovani esponenti di diverse associazioni. Insomma, un costruttivo lavoro di collaborazione. WhatsApp nasce come testata, appunto creata dai ragazzi per i ragazzi di Lanciano, per promuovere il nostro territorio e le nostre attività. WhatsApp Rave Party, l'evento dell'anno, è stato promosso appositamente per promuovere il nostro Parco Diocleziano, che purtroppo è lasciato un attimino a se stesso. Senza nessun fondo comunale né regionale, stiamo riuscendo a metterlo a posto e grazie a questa iniziativa, che è necessariamente per raccogliere fondi in fin dei conti, anche se non si dice, perché se si dice il volontariato a volte sembra quasi visto come un tabù, e riusciremo a mettere a posto il Parco Diocleziano e a valorizzarlo un attimino di più, perché in fin dei conti è il nostro simbolo, il simbolo di Lanciano. Il Parco Diocleziano, il Ponte della Madonna, siamo noi, siamo Lanciano. E nella nostra cultura, nel nostro modo di essere, io ci sono nato ed è per me il posto preferito. E quindi tra gli obiettivi c'è anche questo proprio della promozione, insieme anche alla Proloco? Insieme alla Proloco di Vincenzo Gian Cristoforo, che ci sta dando una mano, per fortuna, insieme a grandi altri partner del livello abruzzese e italiano. E riusciremo a promuovere non solo il Parco Diocleziano, ma in una serie di iniziative create dal giornale WhatsApp, che trovate in tutte le edicole, mi permetto di fare un po' di promozione, e riusciamo a valorizzare un attimino in più Lanciano. Questo è il primo evento che si tratta del Parco Diocleziano, ce ne saranno altri che andranno a valorizzare altri punti della nostra città, che sono tra i più dislocati e tra i più vari, che però sono tutti belli allo stesso modo. Madrine dell'evento saranno le Donatella, il duo conosciuto dal grande pubblico per aver vinto X Factor e lo scorso anno l'Isola dei Famosi e per essere tra le migliori DJ del panorama nazionale. Sarà inoltre presente Lorenzo Di Giacomo, per 3 volte campione italiano di pugilato e 1 volta sul primo gradino del podio del campionato dell'Unione Europea.